Non è la fine del ciclo amministrativo, come invece sostiene l'opposizione che mercoledì sera, al termine della riunione di consiglio comunale, ha di fatto chiesto che il sindaco Lucio Greco e la sua maggioranza prendano atto della conclusione dell'esperienza a Palazzo di Città. L'avvocato Greco invece ribadisce il concetto che aveva già espresso la scorsa settimana in maniera piuttosto veemente. Ritiene infatti che l'opposizione furbescamente abbia voluto ribaltare sulla maggioranza comportamenti ostruzionistici e non positivi per la città, così ha riferito. Anche mercoledì sera, quindi, dopo aver chiesto la sospensione, i componenti dell'opposizione non sono rientrati, sapendo che la maggioranza non aveva i numeri per proseguire la seduta e votare il PEF e il provvedimento sulle tariffe etari. Secondo il sindaco, si tratta di un comportamento che non può essere ritenuto serio, responsabile e costruttivo. Secondo Greco, infatti, gli esponenti di opposizione non fanno il bene della città. Da diverse settimane la maggioranza non riesce a trovare i numeri giusti in consiglio comunale. L'assenza dell'opposizione mette ancora più in ambasce gli alleati del sindaco. Greco però non teme per le assenze di mercoledì sera, le considera infatti tutte defezioni giustificate da impegni pregressi. Invece ribadisce che l'opposizione ha approfittato dell'occasione proprio per fare ostruzionismo su atti importanti per la città. Il sindaco cerca quindi di fare quadrato intorno alla sua maggioranza, che in questi mesi non sempre si è dimostrata coesa. Bisognerà avere i numeri comunque per l'approvazione non solo del PEF e delle tariffe etari, ma anche dei prossimi atti finanziari. Tra gli alleati c'è chi da tempo aspetta una verifica interna. Il sindaco potrebbe convocare un tavolo, anche se non pare una priorità assoluta, viste le emergenze amministrative che si fanno sentire e scadenze impellenti che sono alle porte. Greco comunque non esclude di convocare una riunione, sentire i rappresentanti dei partiti. Parla comunque di un dialogo che continua ad esserci con tutti. Il sindaco sembra voler esorcizzare sul nascere ombre di eventuali tensioni interne in un momento sicuramente non facile, sia a livello amministrativo che su un piano più strettamente politico, ora con le incombenze elettorali delle prossime politiche e delle regionali d'autunno.